Racconta questa storia che è il giudizio di Paride, però veramente non si sa chi sia, si dice che possa essere il committente da giovane, poi in realtà non c'è scritto niente, se doveva vedere non. E sappiamo invece che era un appartamento privato, perché i saloni nobili erano quelli proprio per ricevere, no? Pubblico. Questo era il suo appartamento privato. Sul modello francese, cioè, qua siamo 1705, non ce ne sono, proprio non ce ne sono. E poi vabbè, sono tutte le scritte le un po' criptiche e soprattutto c'è questo cielo stellato, tutti questi specchi di Murano e questo baldacchino di stucco fitto. Sì. Scusa, non mi capire, se ha tutti gli specchi attorno. È la mia coppa, capito? Con questa idea un po' di con le tende, come se fosse un po' un padiglione nella cioè, stupendo. La Francia lo requisisce come danni di guerra, se lo ed è per questo che era lasciato, cioè che non si vede più un principio. La collezione in cui c'erano pochissimi genovesi, ma tantissimi internazionali, perché loro compravano avendo veramente un'idea di investimento economico e quindi compravano quello che poi potevano vendere. E quindi di genovese avevano solo Strozzi e Gretietti, poi avevano tutti gli Emiliani del 600, il Guercino, Guidoreni, Venziani, cioè avevano tutto quello che una collezione poteva avere. E la cosa strana è che qua sono i ritratti di vanissimi, i mercanti inglesi che arrivano con il vagone, sapevano quando moriva il capo famiglia e gli storici del tempo c'erano come i corvi a volare sull'ultimo discendente, come gli avvoltoi, ma corvi, non ricordo neanche cioè corvi proprio, corvacci. E è per questo che poi quando tu vai a Washington trovi tutti i ritratti della Marchesa Balbi, Elena Cattaneo, che era un palazzo Cattaneo, i vecchi di Berlino, i bambini dei Franchi alla National Gallery di Washington. Cioè in tutti i musei del mondo abbiamo personaggi genovesi che sono lì e dicono perché? Perché qua tutti i palazzi avevano una collezione che si è smembrata, invece questa è rimasta. Affascinanti dell'edificio, anche questo in attesa di restauro, e vedrai che è un luogo, come ti dicevo prima, che rispetto alla magniloquenza, agli affreschi molto celebrativi del secondo, ai toni pubblici di rappresentanza, perché poi questo era il piano nobile che si faceva vedere, quello dei ricevimenti, quello invece è un tono molto più intimo e anche più sì, molto più intimo e privato, ovviamente, anche perché si era fatto costruire un personaggio interessante come Anton Giulio II, Brignole Sale, che era un gran libertino anche. Andiamo a vederlo. Chi è Anton Giulio II, Brignole Sale? È un nobile, un marchese, un ambasciatore al servizio della Repubblica di Genova. Vive tra il 1673 e il 1710. La sua vita quindi è breve, solo 37 anni. Discende dalla prestigiosa famiglia dei Brignole Sale. Era figlio del marchese Giovanni Francesco, che insieme al fratello Rodolfo fu il committente del sontuoso Palazzo Rosso.
I Brignole Sale sono l'ultima famiglia che costruisce il proprio palazzo in Via Garibaldi, è uno dei famosi palazzi dei Rolli che sono patrimonio dell'umanità UNESCO. In questo luogo che non è mai stato aperto al pubblico. Oggi Palazzo Rosso è museo di arte antica del comune di Genova insieme a Palazzo Bianco e a Palazzo Tursi. In questo momento a Palazzo Rosso sono in atto lavori di impiantistica. Pensate che la corrente era ancora 125 volt e la parte più prestigiosa delle collezioni di arte antica è stata trasferita a Palazzo Bianco. Questa parte così privata però non è mai stata aperta al pubblico, come dicevamo, e noi siamo entrati per mostrarvelo, facendoci largo tra la polvere, utilizzando la luce, la poca luce che entra dagli scuri. La pavimentazione originale com'era? Non lo sappiamo, poi adesso non c'è più nulla di quella che era la pavimentazione originale, è un cemento. Nelle parti nobili del palazzo ci sono pavimenti di marmo stupendi. Ecco, nei registri si trovano tracce dell'acquisto di stuoie per questa parte. Ecco, entriamo in questo ambiente molto particolare. Qua tu vedi tutte queste Un porte che sono dipinto nove dorato. porte con questo gusto pieno di cinoiserie, no? Sì, Molto assolutamente. orientaleggiante, che se tu pensi che questo è un appartamento che si può datare entro il 1710, quando muore poi il proprietario, diciamo quello che si era fatto costruire, che è Anton Giulio II Brignole Sale, ma 1705-1710 è veramente uno dei primi esempi di questo gusto in Italia. Ma perché? Perché Anton Giulio II Brignole Sale va in masceria in Francia, Versailles, vede tantissime cose lì e aggiorna il suo gusto portando una moda che a Genova era assolutamente ancora inconsueta, quindi è avanti molto nei tempi della moda, perché era uno che viaggiava molto, vedeva Certo, che cosa cosa succedeva c'era in fuori? Europa, sì. E aveva speso per questo suo mezzanino, che nei documenti adesso non mi ricordo esattamente come chiama, si Una cifra. capisce chiaramente che lo indica come la sua mania, quasi un suo gioco, il suo appartamento privato, che viene chiamato l'appartamento del magnifico Anton Giulio. È il suo appartamento privato, neanche quello coniugale, diciamo. Lui Sì. sposa un'Isabella Brignoli, da cui ha 7 figli, uno muore, quindi 6 figli. Sicuramente aveva un buon rapporto, ma poi dalle epistole si capisce che era un matrimonio combinato con una Chiaro. cugina di terzo grado, e in realtà aveva un rapporto strettissimo con una madre che gestiva, Maria Durazzo, tutti gli affari del palazzo, gli affari immobiliari, eccetera. E lui si costruisce qua il suo appartamento di delizia, in qualche modo, suo privato, lontano da quello che era gli appartamenti, cioè i piani nobili del palazzo, quelli di rappresentanza. E lo E dove costruisce. vivevano la moglie, i figli, la madre? E se tu vai avanti, vedrai che in questo primo ambiente dove entriamo, che è chiamata proprio la grotta. L'appartamento racconta bene la vita privata di Anton Giulio II Brignole Sale, uno dei primi libertini, un movimento che non significava soltanto poi libertà di costume, ma anche libertà di pensiero, e per arrivare a uno dei suoi più conosciuti esponenti, che è il Casanova. Ecco, questa porta dove portava? Non sono porte, sono armadi. Armadi. Sono armadi. Guarda che bello che è questo tutto alato, che sembra invitarti e farti entrare dentro quella che è la scena principale raccontata in questo ambiente da Domenico Parodi. Qua ci sono dei finti bassorilievi con la storia di Elena che batte per Troia. E poi invece l'affresco principale raffigura il giudizio di Paride, quindi Paride che tra le tre belle sceglie Venere, che però insomma si era anche presentata più discinta, che si vede anche qua, no? Certo.
mentre Minerva e Giunone dietro sono livide dalla rabbia per non essere state scelte, e mentre un putto quindi schiaccia quelli che erano gli attributi che loro potevano portare, cioè la sapienza, i libri, il potere, no? La corona e lo scettro. E quindi ma finisce lui. La morale, la che morale alla fine è sempre quella. Tanto studio, tanto potere, ma Venere si mostra così com'è. E quindi... E la vince. La vince. Però a me piace tantissimo questo... queste due nicchie, cioè sì, che sembrano veramente sembra di alabastro, no? Invece in realtà poi è tutto lavorato. Ma che lavoro! È pazzesco. Ed erano due nicchie non chiuse da quegli specchi, dove dalle fonti dell'epoca noi sappiamo che c'erano due fontane, quindi dell'acqua che veniva giù. Cioè, pensate, quindi un ambiente di grotta con l'acqua che scorre, con due gruppi marmorei che raccolgono l'acqua, nelle spese foglie di questo Antonio Giulio II. Per portare quell'acqua? Sì, no, ma ci sono anche proprio quelli di cristalli grezzi da mettere nelle fontane a scintillare. Lui è veramente un buon bevant totale che spende nei suoi inventari, sappiamo, in lusso davvero tantissimo. Ecco qua, tra i particolari, la soddisfazione di Venere. È vero? Che guarda come li guarda. Che vuol dire? A nulla è servito i doni che avete portato. Nulla sono servito. Abbiamo questo Cupido, direi. Sì. Che calpesta. È in malo modo proprio. La scienza è... Sì, appunto, la scienza è il potere. È il potere. Scrivono. Minerva e Giunone. Parte ha scelto bene. Si può notare, non è cambiato nulla in tutti questi secoli. Studia, mamma, studia. Nelle porte, sempre di questi armadi, ci sono questi finti bassorilievi. Da una parte appunto c'era la partenza di Elena con Palli di Troia, dall'altra il ratto delle Sabine, quindi è tutto una decorazione che parla della storia, poi della nascita di Roma. Certo. E a me piace tantissimo questa figura. E poi abbiamo questo qua che è bellissimo. È bellissimo, lui è una figura assolutamente enigmatica. Tanto... Allora, sappiamo chi è? No. Non lo sappiamo assolutamente, sono state fatte delle ipotesi che sia Anton Giulio, cioè il committente da giovane, che si fa raffigurare da giovane, perché effettivamente ha dei tratti, dai ritratti che poi noi abbiamo di lui in età più matura, che un po' ci somiglia. Sì. È anche singolare come è vestito, ovvero questa, come si chiama, robe de chambre, sì. Proprio, i piedi nudi, cioè arriva così, no? Con nonchalance, come se fosse... appena e pare uscito che dal gabinetto, dalla tua letto, sì, dal letto. Sì. E ha questo enorme volume, chi l'ha interpretato come l'Eneide, chi come... Sì. In realtà se tu vai a vedere sembra veramente scritto, ma non vai a vedere da vicino. Non c'è scritto in realtà nulla. Non c'è scritto niente. Ecco, poi lo vediamo. Vai a vedere. Cerchiamo guarda di capire. Guarda se capisci qualcosa. No, potrebbe essere essenza, scienza, ma no. Ed è veramente bellissimo. Sì. Ed ha bisogno evidentemente di un restauro. Sì, si sta perdendo la pellicola pittorica. Questo è un ambiente che umidissimo racconta un momento di civiltà abitativa, quella di primo Settecento, ma con questo gusto in anticipo totale per le cineserie, che non ha uguali. Sì. Non te ne vengono in mente? Non me ne vengono in mente, ed è potrebbe costituire un ulteriore tassello all'interno del palinsesto, che è Palazzo certo. Rosso, che è poi un palazzo formato da diversi certo. Momenti storici, ma veramente abbiamo tipo 7 appartamenti storici. Il racconto appunto di queste diverse modi di abitare, che arrivano fino agli anni 50 dell'appartamento certo. Della Marcenaro, ma partono dal 600, quindi veramente un viaggio nei modi di vivere delle varie epoche. Come vedete, qua c'è anche un vetro rotto, c'è cioè guano di piccione.
Ed è, insomma, questa è tutta la parte che deve essere restaurata. Sì. L'abitudine di creare nei grandiosi palazzi delle famiglie nobiliari spazi molto privati ad uso personale dei padroni di casa nasce in Francia all'inizio del Settecento. Ecco, è bellissimo, no? Ricorre 10 volte questo monogramma in tutte le porte, poi anche nel parquet del letto, è Anton Giulio Brignole Sale, quindi ABS, fatto con i serpenti. Fatto con i serpenti, è stupendo. E pensa che tu, dagli inventari dell'epoca, sappiamo che tutti questi ambienti erano anche arredati con mobili cinesi, quindi laccati. Ah, oh sì, certo. Sì, sì. Quindi aveva sia una collezione di pittura con dipinti di piccolo formato, ovviamente, sì, dato l'ambiente, e anche con scene galanti, certo, ovviamente, sai, tipo dei giochi nel parco. Sì, certo. E poi tutti questi mobili di gusto cinese. Molto, molto pizzo. Cioè, veramente, non sì, c'è a Genova un ambiente, no, non è anche tanto in Italia. Non, sì, non, no, infatti, non ne ricordo. No, neanche in questo momento non mi vengono in mente. Bellissime queste porte e pazzesca l'alcova. Ecco, arriviamo nella alcova, che è volutamente così un po' sfatta, come allora, se fosse stata... Il letto non esiste più, cioè, la parte originale sono questo... Aspetta, ecco. Il letto è una ricostruzione che viene ancora da il corredo delle cose di Pizzi, per Luigi Pizzi, per la mostra dei Togi del 99. Ma in realtà quello che è originale è incredibile, è questo drappo del baldacchino, che non è vero, ma è in stucco a raffigurare una seta cinese sempre. Vai a vedere la raffinatezza con cui è proprio la seta cinese, è presente? Sì, assolutamente, ha con questi la stessa che tengono in mano questo baldacchino, questo effimero, ma in realtà invece è assolutamente solido. È solido e sono proprio decorato con tutto il gallone della stoffa e ogni elemento. Poi c'è un cielo stellato su un fondo blu e ci sono tutti questi bellissimi specchi di Murano che circondano l'alcova e soprattutto la cosa veramente più pazzesca, perché siamo appunto 1705-1710 e poi veramente non abbiamo uguali, è il parquet. Sì, infatti non c'è a quell'epoca da nessuna parte in Italia, Genova di certo no, ma neanche in Italia. È probabile che lui appunto a Versailles, è stato ambasciatore a Parigi, quindi frequentava Versailles, abbia visto forse gli appartamenti privati del Delfino, che hanno qualcosa di analogo, e quindi riporta poi qua questo gusto super aggiornato che aveva visto a Parigi e fa poi realizzare degli ebanisti genovesi questo meraviglioso parquet che ha di nuovo il suo monogramma, un'ossessione, certo, tipo, questa è la decima volta che lo troviamo a BS, e poi ha nei due lati due imprese, sai che le imprese, sì, che hanno delle messaggi proprio criptici, che sono, andiamo, questo girasole con, sì, il sole con scritto scritta, Esule ma seguace, Esule ma seguace, non sappiamo dalle sue vicine storiche Esule di che cosa, probabilmente è qualcosa non diavoloso, reale, probabilmente, ma infatti. E poi dall'altra parte, ecco, andiamo a, ci muoviamo dall'altra parte a cercare. Sei un dopo l'altro. Un dopo l'altro, qua c'è scritto. Quindi Esule ma seguace e un dopo l'altro. Chissà quale privatissimo significato avevano quelle scritte sul palchè. Tutta l'alcova è circondata da specchi di Murano e negli archivi si trova traccia del fatto che nell'appartamento ci fossero molti quadri di tipo erotico e che si fosse speso moltissimo per passamenerie dorate e argentate. Mi sono molto rimaneggiato
l'avevo interpretato come il sonno, ma in realtà è tutto stato ridipinto probabilmente da una Venere sul carro, sì, visto il tema, sì, e il personaggio, sì, anche perché è proprio tutto legato. Cioè, lui è uno che viene formato, come ha fatto per i nobili dell'epoca, nel migliore dei modi, va per 6 anni, altri 13 anni viene mandato nel collegio dei nobili a Parma, quello fondato da Ranuccio Farnese, dove impara qualsiasi cosa, la scherma, la cosa, la capello, poi viene mandato a Roma perché Genova era considerata provinciale per la gioventù, è troppo dispersiva, eccetera. Però a Roma, dove viene mandato per imparare diplomazia, eccetera, lui in realtà si cimenta più nella vita mondana, frequentando sia una assoluta aristocrazia, la corte papale, eccetera, però anche, noi sappiamo dalle sue lettere, proprio un demi monde un po' border, certo, che gli piace molto di più. E ha questa corrispondenza con questo Negroni, con un signore che però è molto mondano in realtà, e che gli racconta sempre storie di tutte le prostitute della romane, come stanno, come non stanno, come lo aspettano, non lo aspettano, la regina, la polla, la pinca, la palla, ma proprio molto molto attivo, molto attivo. Tant'è che a un certo punto lui spende, tipo in un anno a Roma, lo sappiamo dai libri dei conti, costa a suo padre più di 6 anni di collegio, quindi lo fa ritornare poi. Che viene a studiare a Parma, cara. E comunque è evidente che nonostante abbia avuto una vita matrimoniale che ha l'apparenza appagante perché fa 7 figli, cioè per 6 sopravvivono, lo si capisce dalle lettere, dal ruolo che continua a avere sua madre, da tantissime cose, come lui poi si faccia in realtà assolutamente una sua vita parallela, e soprattutto davvero è un gran frequentatore, ha una parte di vita molto libertina, sono nel Settecento, ma assolutamente proprio. Si vede già anche, insomma, tutta questa. Infatti anche il gusto di questo appartamento è chiaramente un appartamento anche privato, ma privato nel senso proprio di C'è un accesso non necessariamente sulle scale del palazzo. No, questo era uno dei sempre rari, delle più campagne, era un bagno stupendo, vedere, c'era la vasca ovviamente, più. Però l'abbiamo persa, non è più. No, però si trovano poi sul mercato delle vasche settecentesche, al momento del recupero sarebbe molto bello rimetterla per far capire ancora di più, anche se effettivamente, come vedi, queste scene raffuste di bagno nel fiume, eccetera, ci riportano, no? Assolutamente. Un bagno raffinatissimo e decorato in maniera stupenda. No? Anche qua con questo telo ritorna il tema. Sì, che ha tutto questo il tema del drappeggio. Di essere come una specie di padiglione aperto, sì, certo, natura, in una radura boschiva. In questo gioco sempre fa dentro e fuori, stupendo. Ecco, questa era, non so se c'è la porta che, non so, la stanza è inutile visto che c'era anche, era molto vicino, però sì. È certo che nel suo periodo romano Anton Giulio frequentasse prostitute. Addirittura la sua famiglia è costretta a inviargli del denaro per chiudere una storia senza creare eccessivi scandali. Alcune di queste prostitute lo raggiungono anche a Genova e sono certamente ospiti del suo boudoir. Sicuramente ha un rapporto solido che travalica la sola intesa sessuale con Teresa Durazzo, che era la moglie del suo amico Giobatta Raggi. All'epoca i matrimoni erano combinati e non era inusuale che esistessero invece rapporti a lato del matrimonio che duravano anche in maniera strutturata e solida per anni. Questo non danneggia affatto l'amicizia tra Anton Giulio e Giobatta Raggi, anzi i tre insieme a Teresa organizzano anche un viaggio di piacere assieme. La moglie di Anton Giulio, Isabella, non ha un grande rapporto con i figli e addirittura dopo la morte del marito litiga con loro per questioni di interesse.
Il matrimonio di due di loro viene organizzato invece proprio da Teresa. Questo anche in qualità di suocera, perché i suoi due figli sposano proprio due figli di Anton Giulio. Sotto forse c'era un pavimento di marmo? Guarda, su questo piano, di quello che c'era, niente, un pavimentaccio così. Abbiamo tante documentazioni su tutto, ma... Non sul pavimento? No, questo calico che tu vedi è il fatto di... È chiaro. Ecco, questa porta invece, questo scuro è anche ben mantenuto, molto bello. Anton Giulio porta dalla Francia, dove è ambasciatore per la Repubblica, alcuni gusti molto molto raffinati. Le porte sono meravigliose, anche perché sembrano veramente smalto. E pensa che appunto non hanno un grosso intervento di manutenzione negli anni, però sono conservate bene. Ecco, qui abbiamo anche un camino con la sua copertura. Ecco qua, la decorazione è originale, sembrano rocce. Sì, è proprio questa brava l'idea, perché questa è la parte chiamata la grotta. Quindi sicuramente sono... Quello che volevano fare vedere era anche un ambiente di grotta. Che poi anche qua, il contrasto tra la grotta e poi invece poi tutta una citazione classica su... miti, la nascita di Roma, Ratto delle Sabine, Elena, Paride. Questo tavolo è come se fosse quasi un bonsai che regge questo piano di marmo, di granito, tavolo, altissimo. Anche la decorazione dei mobili, come il tavolo che dice di te, con il suo... le varie gambe del tavolo, sono di nuovo una... un'imitazione nel mezzo di qualche cosa di naturale, una roccia, no? E evidentemente anche tutti gli arredi erano ispirati. Disegnati. Non si sa dove siano stati. No. L'idea sarebbe quella di questi armadi, se tu parte quello di campione aperto, di futuro quando verrà allestito. Segni aperti quando l'altro c'è un'illuminazione e metterci dentro tutti i servizi che abbiamo della famiglia, che si può sì, certo. Vedere. Questo luogo è stato abbandonato per decenni, come si vede dal guano depositato sui balconi o dalla polvere che svolazza per tutto il servizio davanti al cellulare con cui abbiamo effettuato le riprese. Ecco, adesso l'assessore alla cultura Barbara Grosso sta cercando i fondi per riuscire a restituirlo alla città e ai turisti che vorranno venire a visitarlo, provando l'emozione di vivere nel boudoir di un gentiluomo, di un nobile del Settecento. Anton Giulio è una figura di rilievo della storia dell'epoca e anche se non siede mai in Senato, anche perché non riesce a raggiungere l'età che serve appunto per essere eletto, siede invece due volte nel Minor Consiglio. Parte di questa fortuna sono i due palazzi che si affacciano su via Garibaldi, che sono Palazzo Rosso e Palazzo Bianco, vengono affidati ai due figli maschi maggiori che però sono tenuti a ospitare i due figli maschi minori. Il figlio maggiore Giovanni Francesco diventerà poi doge di Genova. E qua invece la decorazione è anni 40 700. Poi è dovuta a suo figlio, Gio Francesco II, per l'universale, peraltro anche lui è stato ambasciatore della Repubblica Genovese in Francia, a Parigi. Un museo già un po' caldo, molto bello, sicuramente più, non dico di
qua che avrà fatto tutti i bagni di ricovero, no? Ah, certo. Con le piastrelline e quel tipo di... col rubinetto. L'architetto Albini nel dopoguerra rifece tutto il palazzo, ma gli appartamenti privati di Anton Giulio II, Brignole Sale, non sono poi mai stati aperti. Il comune sta cercando i fondi per riuscire a recuperarlo, ristrutturarlo e riaprirlo finalmente alla città.